intenzioni, i nostri bisogni, le nostre attese, possiamo essere sicuri di mettere un po' da parte quello che viene da noi e lasciare un po' di spazio al Signore, perché solo Lui che ci deve parlare. Vi dicevo nell'incontro introduttivo venerdì pomeriggio, sembra passato così tanto tempo, ma neanche due giorni fa, che la cosa più importante l'avremmo vissuta nella confessione e nella Santa Messa. Oggi credo che possiate confermarmi pienamente questa cosa. La fila c'era per andare a confessarsi. Cioè, quando uno desidera star bene, incontrare il bene, vivere il bene, si mette anche a fare la fila. Noi che cosa abbiamo imparato pregando insieme il rosario in questi giorni? Io che cosa ho imparato? Intanto che quando si prega con calma si prega meglio. Certo, chi come me passa ore e ore al giorno in macchina ovviamente dice anche rosario mentre guida, ma se dicessi solo rosario mentre guido penso che perderei questa preghiera, smetterei di recitarla. Quando si prega insieme è più facile. Lo so Diego, ma adesso che poi torniamo a casa, tu non sai cosa vuol dire i bambini, la moglie, il marito, la lavastoviglie, la cucina, il gatto, il cane, gli acari. Sì, ma prendetevi cura di tutto quello che c'è in casa vostra, però a un certo punto iniziate a prendere cura di voi stessi. E qualche tempo fa sono andato a Genova a fare un incontro di catechesi su Međugorje, e in una chiesetta molto vicina al centro. Devo dire che quando mi invitano, era stato Sergio, no, che mi ha invitato, io vado sempre molto volentieri, quando conosco chi mi invita ancora di più. E come non ci facciamo noi il problema dei numeri, figuratevi se me lo faccio io. In qualunque posto dico chi c'è, c'è, andiamo. Ma immaginate che bello. Arrivo in questa via di Genova, abbastanza centrale, ho parcheggiato qualche centinaio di metri la macchina e vedo una fila di ragazzi. Ho detto, grande Sergio, ma che adesso è uscito con la gente anche i ragazzi, no? Pensavo, ma io avevo trovato una roba per gli adulti, vabbè, cambiavo al volo, ma così. Ho pensato, ma guarda che segno dei tempi, vedi che non è vero che i giovani vanno sempre in giro a fare disastri, hanno ancora voglia di pregare. Ero proprio contento, Se non che, proseguendo la fila, vedo che la chiesa era sulla destra e sulla sinistra c'era invece un negozio di dischi, dove c'era un pischello qualunque, un ragazzino di amici, che era venuto con un cappellino calato sulla faccia, vestito come tutti gli altri, per me era uguale a tutti quegli altri, però lui firmava autografi. E c'erano centinaia di ragazzini che erano lì in attesa. Questa cosa mi ha fatto molto pensare. Cioè, non è vero che uno dice non ho voglia, sono stanco, non c'ho il tempo. Perché in realtà per le cose che vogliamo fare il tempo lo troviamo. Credo che nessuno di voi si sia mai dimenticato di pranzare. O di andare in bagno, o di fare la cena al marito. Ma quelle cose, perché? E le altre? Cioè, per la preghiera è fondamentale che uno si dia una regola. Io penso che in qualunque casa abitiate, avete perlomeno degli orari per cenare o pranzare, perlomeno l'abitudine, almeno la cena, di dire guarda che ceniamo insieme, che chi arriva si siede, passa e si va. E per la preghiera? Ma tu non sai cosa vuol dire avere i bambini piccoli. Ah, quindi i bambini piccoli non si dà da mangiare, perché sai, è così difficile organizzarsi. Come no? Anzi, penso che tutta la vita di una casa ruota intorno alle esigenze dei più piccoli. E perché non per la preghiera? Ah, certo, nessuno pretende che i bambini di 4 anni possano dire il rosario completo, ma vi assicuro che se non vedo dei genitori pregare il rosario, non lo pregheranno mai. Nelle famiglie in cui sono solito andare per trovare gli uni e gli altri, quando mi dicono certi genitori ormai i nostri ragazzi ormai non pregano più, sai, a 14-15 anni, gli dico scusa, però anche voi è 2-3 anni che non vi vedo dire rosario. Non puoi lamentarti. Tu continua. Se i ragazzi vedono che sei tu il primo a mollare, penseranno che veramente la cena, la camicia stirata, la macchina pulita, il tappeto messo in ordine sono più importanti. Eppure a vostro figlio fate fare qualunque sacrificio quando c'è da studiare, perché domani ti interroga in storia. Ragazzi, quando ci troveremo davanti all'unico esame che conta, che è davanti al nostro Signore Gesù, se non avremo ripassato, se non saremo pronti lì, ci accorgeremo quali erano gli esami importanti da preparare.
Questo lo dico innanzitutto a me. Io desidero tornare a casa diverso da come sono arrivato qua. Mi ero impegnato a rimborsare chiunque dicesse io vado a casa uguale e ho detto beh almeno andate a casa diversi perché vi ho detto che si può pregare in un modo diverso. Provarci, desiderare. Ecco, oggi arriviamo un po' al momento clou dei nostri incontri, e qualcuno venendo qui mi diceva però se fosse un ritiro biblico avremmo un po' più di consistenza. La prima parte, il primo passo, quello introduttivo, era un ritiro biblico. Per chi non ci fosse, ma lo dico anche a beneficio di tutti, io ho lasciato la mia email appuntata sul programma che c'è in bacheca all'ingresso. Chi desidera ricevere per email tutta la traccia, che è più ampia dei fogli che voi trovate stampati, basta che mi scriva e io rispondendo gliela mando. Così almeno uno può dire, guarda, almeno tutti i testi che hai letto possono essere interessanti, li integro, li stampo, li correggo, quello che volete, ecco, con libertà. La prima parte era introduttiva, cioè la prima parte serviva per dirci mettiamoci a nostro agio con un termine che è un po' strano. Se aveste detto dove vai? Ah, vado 3 giorni alle terme, bravissimo. Vado 3 giorni a fare un ritiro sui segreti di Međugorje, che roba calè. Allora vi ha detto guarda che il segreto è l'equivalente di profezia. Profezia significa una parola che Dio dona, sovente attraverso uomini da lui scelti, per poterti dire qualcosa di quello che accadrà, ma soprattutto quello che sta accadendo. È la profezia più importante che noi molte volte snobbiamo. Quando arriva uno che ti dice ma non ti accorgi che ti sta capitando questo e ti aiuta a leggere la realtà in cui sei immerso con un occhio completamente diverso. Qualcuno mi prende un po' in giro, in questi giorni insomma, capita di parlare, di raccontarsi le cose, sembra quasi che io debba ribaltare di professione ogni disgrazia facendo vedere il lato positivo. Non è un gioco, è un esercizio di lettura profetica della realtà. E perché a quel mio amico che ha perso il lavoro e che è a casa da un anno e che ha il bambino malato, tu dici una disgrazia più l'altra, io dico ringrazia Dio che puoi stare a casa a guardare tuo figlio. E bisogna saper leggere delle cose. E poi uno dopo dice guarda tu che io sono andato a maledire quella situazione, quella rottura, quella malattia, quell'incidente, quel licenziamento, quell'allontanamento, quell'imprevisto, quel ritardo, ma adesso capisco. Credo che per la maggior parte di noi, a partire da me, capiterà che un giorno dovremo dire come Giobbe, guardando Dio negli occhi, ti conoscevo per sentito dire. Non avevo capito niente. Non avevo capito che bastava fidarmi, che bastava smettere di fare le domande di chi pretende di avere ragione. E badate bene che su Giobbe una parola la voglio spendere, perché c'è un grandissimo equivoco. La vita va male, Giobbe è l'esempio per eccellenza. Quando va bene si ricordava di pregare Dio, noi non ci ricordiamo più neanche di pregare Dio quando la vita va bene, e quando va male ci ricordiamo di accusarlo. A Giobbe ne capita di tutti i colori. Qualcuno dice beh ma la vita è così, vedi com'è la vita. E poi che cosa fa Dio? Si presenta in tutto il suo sfoggio di potenza e cosa dice a Giobbe? Scusa ma tu che fai tante domande, ma dove eri quando io creavo il cielo e la terra, quando separavo le acque dalla terra, quando facevo il sole, la luna, gli animali? E racconta di questa creazione meravigliosa, è un libro bellissimo Giobbe, uno rimane senza parole e Giobbe che dice non posso più parlare. E tutti, ma anche noi ci caschiamo, che dicono vedete, bel Dio che avete, eh? Avete delle domande ragionevoli, perché mi capita questo, perché mi capita quello? E lui cosa fa? Sfoggio di potenza, come dire qui professore sono io, ti metto il brutto voto, stai in silenzio. Non è così. Dio non fa così con Dio ha risposto a Giobbe. Come faccio, Signore, a non perdermi d'animo con tutto quello che mi sta capitando? Guarda, abbiamo 3 bambini, di cui uno veramente difficile, perché sta male, da quando è nato. Io ho un lavoro e faccio fatica a portarlo avanti. Vi sto raccontando di un caso vero, di una famiglia che conosco. E mia moglie è andata in crisi. Siamo sull'orlo della separazione. E sai qual è la novità? Che mentre ero al mare, per un momento di vacanza con i miei figli, mi sono sentito poco bene. E in capo a 4 ore mi hanno detto leucemia. Perché? Allora uno può protestare. E si sente rispondere come a Giobbe. Ma tu dov'eri quando io facevo tutto questo?
E la nostra reazione, che ci viene suggerita dal nemico, è quella di dire: eccoti, non solo non mi rispondi, è anche l'orgoglioso, mi fai vedere che sei l'onnipotente, mi riduci a nulla, mi umili. No, no, no. Dio a Giobbe ha voluto dare la risposta mostrando quello che ha fatto, non a parole ma coi fatti. Guarda quello che c'è intorno a te, è perfetto, è magnifico. Quando in quinta devo spiegare ai ragazzi i problemi della teodicea, la giustizia di Dio, il problema del male, perché di questo tratto facendo filosofia, incomincio a parlare del sole. Proprio, non facciamo scienze, parliamo del sole. Senza il sole noi non potremmo vedere. Gli oggetti, gli occhi e il sole, tre elementi necessari per la vista. Se gli oggetti, quello che esiste in natura, non avesse la struttura chimica che ha, non potrebbe esserci la rifrazione delle onde elettromagnetiche che arrivano dal sole, luce naturale, e non potrebbe la nostra iride cogliere i colori degli oggetti. Sono belli i colori, eh? Sapete che noi vediamo come colore l'unica onda che non viene assorbita dagli oggetti? È un gioco al contrario. Quando facevo scienze naturali al liceo scientifico mi appassionava questo, dicevo: mamma mia! Quando mi sento dire, sì, ma nel mondo tutto va a caso, dico: fammi capire, una cosa così necessaria per la vista dei colori come il sole, che si trova a 150 milioni di chilometri, 150 milioni di chilometri, significa 3.000 volte il giro della Terra, è un caso o è la provvidenza? È un caso che se il Sole fosse a metà della distanza dalla Terra saremmo tutti carbonizzati? E se fosse al doppio della distanza saremmo tutti dei pinguini? E invece siamo vivi e stiamo bene. Sì, oggi fa freddo, domani fa caldo, ma noi viviamo. È la provvidenza. C'è un ordine nel mondo creato meraviglioso. E cosa sta dicendo Dio a Giobbe? Non questionare più, non lamentarti, perché tu non vedi un ordine perfetto in cui sei inserito anche tu. La creazione meravigliosa. E dove tu vedi malattia, morte e distruzione, c'è stata una rinascita grandissima. Quello stesso amico che mi diceva: mi hanno trovato la leucemia, 2 giorni dopo mi diceva: io devo benedire Dio, stavo per perdere mia moglie. Ma da quando sa che sono malato, non è più così. È tornata ed è più di prima. Allora non è una malattia, allora non è una disgrazia, allora è un'opportunità. Dio vede queste cose. Se noi non guardiamo la realtà da questo punto di vista, lo dicevo ieri, o siamo dei disperati o siamo degli indifferenti. E noi non possiamo essere questo. Noi siamo dei risorti. Noi siamo risorti nel momento in cui prendiamo sul serio la promessa di Gesù: io sono la risurrezione e la vita. Certo che il nostro corpo risorgerà alla fine dei tempi, ma noi vogliamo risorgere oggi. Noi vogliamo cominciare una vita nuova oggi. Ecco perché parliamo dei segreti di Međugorje. Ecco perché ci diciamo che cosa sta capitando in questo momento. Vi dicevo la volta scorsa che parlare di Međugorje in questo istante va fatto con delicatezza, perché la Chiesa sta ancora esaminando il caso. Anche in questi giorni qualcuno mi chiedeva: ma cosa pensare, cosa dire, cosa fare? Il Vangelo di ieri ci ha dato la risposta: nessun albero cattivo produce frutti buoni. Ma il Papa ha detto, cosa ha detto il Papa? Che i frutti sono buoni. Le conversioni oggi ci sono sincere e durature, non sono fatte con la bacchetta magica. Ve le ricordavate queste parole? No, perché tutti i giornali hanno detto: ma le apparizioni, era l'ultima cosa che ha detto, promettendo un po' la mia opinione personale. Tu hai la tua opinione, io la mia. E le persone intelligenti cambiano opinione. Ma le cose importanti che ha detto: ottimo lavoro della commissione Guini. Sì, ci stiamo orientando verso il riconoscimento dei primi giorni delle apparizioni. Ok, anch'io dico che 7 giorni sono pochi, è un criterio ragionevole, era esaminato almeno i primi 3 anni, perché la Madonna si è mossa così: primi 3 anni apparizioni quotidiane, poi messaggi settimanali, poi messaggi mensili. I tempi li scandisce lei. Va bene, prendete i primi 7 giorni, ma scusatemi, come è possibile dubitare ragionevolmente dell'albero se il seme è buono e i frutti sono buoni?
se l'inizio è buono e la fine è buona, in mezzo c'è qualcosa di buono, lo capiscono anche i bambini. Però questa cosa, però quell'elemento, la villa, la piscina di idromassaggio, guardate, io non so le ville dei veggenti come sono fatte. So per certo una cosa, che la mia vita è un albero. All'inizio c'è un seme buono, che si chiama vita, fede e battesimo. Oggi, grazie a Dio, ci sono dei frutti buoni. In mezzo c'è un albero che ha tanti rami e a volte anch'io devo lasciare che il Signore possa potare qualche ramo. Se un ramo cresce un po' storto, viene potato. E il Signore ci ha detto che quando c'è una potatura, e a volte sono dei tagli un po' costosi, vengono fatti per portare più frutto. Se Medjugorje è un albero che estesi sui rami fino ai confini del mondo. Sì, 3 milioni di persone vanno in pellegrinaggio ogni anno a Medjugorje, ma quante decine di milioni di persone nel mondo aspettano il messaggio del 25 del mese, tradotto in tutte le lingue. Medjugorje è un evento planetario, universale, mondiale. Chi dicesse non mi interessa, non è che manca di fede, manca di intelligenza, perché è un fenomeno che sta accadendo. Per il destino di noi tutti è più importante di quello che capita negli Stati Uniti o nella Corea del Nord, anche se non ci crediamo tanto. Allora io parlo con prudenza umana, però con la certezza di chi dice la mia vita l'hai cambiata. Io so quello che ho visto. Sapete quando al cieco nato volevano dire sì, ma non è possibile che ti abbia guarito? Guardate, io soltanto che non ci vedevo, adesso ci vedo. Io posso dire la stessa cosa. Sto cominciando a vederci molto meglio. Senza occhiali, finalmente vedo le cose. Ah, so che si potrà vedere ancora meglio, ma intanto ho cominciato a vedere. Non è possibile, vedi, di tu quello che ti pare, però so soltanto che io comincio a vedere le cose molto meglio. Mi piace molto di più quello che vedo adesso. Vedo molto meglio anche dentro di me. Non mi piace sempre quello che vedo. Vedo le mie fragilità e i miei peccati. Questo chi ha sperimentato un cammino di conversione autentico sa che c'è questa esperienza. Però sapete cosa c'è? Non mi scandalizzo più. Perché l'amore di Dio è più grande del mio peccato. Molto più grande. Se fate la fila per confessarvi, è perché questa cosa qua la sapete. Questa cosa qui la volete sperimentare, volete rincontrare questo amore. Noi vogliamo sentirci dire oggi dalla Madonna che siamo amati al punto che diventiamo protagonisti di una storia che va ben oltre la nostra vita individuale. È la storia della Chiesa, è la storia del mondo. Quando parliamo dei segreti di Medjugorje, intanto parliamo di un elemento che unisce Fatima a Medjugorje. Ieri abbiamo concluso con i 3 segreti di Fatima, ci siamo detti c'è un rapporto tra Fatima e Medjugorje, sì, perché il 25 agosto 1991 la Madonna ha detto sono venuta qui a Medjugorje per completare quello che ho iniziato con i segreti cominciati a Fatima. Ha iniziato qualcosa a Fatima che va a completare a Medjugorje, un caso unico. La Madonna che in un'apparizione dice guardate che anche là ero io, non ci sono le Madonne, io sto con la Madonna di Fatima, no, io con quella di Lourdes, è una. Non sono cugine, neanche sorelle, è una. E chi studia un po' i messaggi e le rivelazioni rimane sorpreso da come il linguaggio sia lo stesso, è la stessa voce. Cominciare qualcosa a Fatima, ma dice anche i segreti cominciati a Fatima. Questa espressione ha un valore doppio. Da una parte vuol dire che i segreti di Fatima non sono finiti. Ieri vi dicevo che la terza parte del segreto, quella che parla della guerra e della persecuzione alla Chiesa, è ancora aperta. E in questa visione sono compresi molti dei segreti di Medjugorje. Ecco perché è cominciato qualcosa che ancora non è concluso. L'importanza di Medjugorje si lega non soltanto al fatto che vengono rivelati dei segreti, ma al fatto che Medjugorje conclude le apparizioni mariane. La straordinarietà di Medjugorje, la sfida di Medjugorje, è che la Madonna in 2 occasioni ha detto, 17 aprile 1982, 2 maggio 1982, sono venuta a chiamare il mondo alla conversione per l'ultima volta. Queste sono le mie ultime apparizioni sulla terra. Questa è una frase sconvolgente, eh? Chi dicesse, ma io voglio fermarmi ai primi 3 anni, poi dopo, chissà, guarda che dopo neanche un anno la Madonna diceva non apparirò più sulla terra. Non significa che voi e io non potremmo avere apparizioni private, ma non ci saranno più apparizioni pubbliche.
sta per terminare un pezzetto della storia della salvezza. Quel pezzo di storia in cui Gesù ha chiesto a sua madre: guidali tu. La storia è scandita da due momenti, che sono entrambi cosiddetti momenti escatologici. Sono i momenti, l'escaton, sono le realtà ultime della vita. La nostra storia non è ciclica, noi lo sappiamo, perché Gesù ci ha detto: non soltanto io sono risorto, ma io tornerò. Tornerà a dire: la storia del mondo finisce qui. È la storia cristiana, è una storia lineare, non è una storia ciclica. Tante persone credono alla reincarnazione, alle ere, no, la New Age, il fatto dei cicli cosmici, perché hanno paura di pensare che la storia procede verso un fine. Si vive pensando di non morire mai, quando si ha paura di concepire la propria vita come indirizzata verso una fine che ha anche un fine, uno scopo. Lo scopo della storia è l'attesa di Gesù, che tornerà nella gloria, sulla potenza delle nubi, per sconfiggere il maligno definitivamente. Questo accadrà in due riprese, ce lo dice bene il libro dell'Apocalisse. Quando leggiamo l'Apocalisse, era un libro di simboli e visioni, sì, ma non è che San Giovanni l'ha scritto dopo che andava in osteria, Ha avuto delle visioni che Dio gli dava, che parlavano della storia presente, della storia futura. Non parlava soltanto della persecuzione che i cristiani subivano sotto Nerone, no, parlava di ben altro. Parlava di quello che sarebbe accaduto alla fine dei tempi, un primo combattimento dove il demonio sarebbe stato incatenato per 1000 anni e poi un secondo combattimento dove sarebbe venuto il vincitore, il primo e l'ultimo, il re dei re, che l'avrebbe incatenato per sempre. E questi due momenti rappresentano i momenti in cui noi ci troviamo. Noi stiamo andando verso un momento di prova, il momento dei segreti, che non prelude alla fine del mondo. È il momento di prova che corrisponde al primo momento dell'Apocalisse, è quello in cui c'è un primo combattimento e quindi capite che il nemico sta scatenando tutte le sue forze. E in questo momento che cosa sappiamo noi? Che potrebbe vincere? No, non può vincere, perché il dragone si trova di fronte la donna vestita di sole. È la nuova Eva, è quella donna che schiaccia il calcagno alla testa del serpente, che schiaccia la testa del serpente col suo calcagno, no? È la prima profezia che vi ha citato venerdì. Allora sappiamo che in questo momento chi guida il popolo di Dio alla resistenza contro le potenze delle tenebre è la Madonna. E poi dopo sarà Gesù. Quindi è per questo che finiscono le apparizioni. Certo, perché la Madonna conclude il suo ruolo, ha cominciato con Ubac, con le apparizioni moderne, guarda che il demonio sta arrivando, guarda che sta avvolgendo il mondo con le sue spire, questa cosa noi la vediamo, ateismo e apostasia dilagante, materialismo, relativismo, persecuzione dei cristiani, sempre crescente. Quando ci sarà il momento della prova, ecco che la donna vestita di sole guiderà i suoi contro il dragone e ci sarà la vittoria. E quella vittoria dipende anche da noi. Nel messaggio del Natale 1999 la Madonna ha detto: se accoglierete il re della pace, questo secolo, quello che si stava per aprire, sarà un tempo di prosperità e di pace. Allora quando uno mi chiede: ma dopo i segreti che cosa ci sarà? Un tempo di pace. Ma come facciamo a sapere se qualcuno accoglierà il re della pace? Lo sappiamo già. Tutti i messaggi del 25 che sono indirizzati alla parrocchia e al mondo intero si concludono nello stesso modo. Come? Grazie per aver risposto alla mia chiamata. E noi sappiamo che alcune volte anche nella scrittura ci viene dimostrato come Dio ha pietà del popolo per quei pochi giusti. Qualcuno ha detto il suo sì. Quando qualcuno di voi si chiede: come faccio a prendere sul serio il messaggio in cui la regina della pace mi dice: ciascuno di voi è importante nel piano di Dio, ma io non sono nessuno. Come? Ma se tu dici di sì a Gesù, tu sei uno di quelli che prepara il tempo della pace. Non sto evitando di parlare dei segreti, sto cercando di collocarli in una prospettiva corretta, che è di speranza e di responsabilità. Non siamo qui a chiacchierare di profezie di sventura per saperne una in più e per dire: piove, il governo è ladro e in più ci saranno i segreti di Međugorje. No. La nostra prospettiva è dire: ma questi segreti mi illuminano sul presente, sì. Mi dicono che ci sarà un tempo di prova, sì.
i segreti di Međugorje, i 10 segreti di Međugorje, sono segreti. I veggenti hanno detto qualche cosa. Io oggi vi riferirò quello che hanno detto i veggenti e in più vi dirò anche quando iniziano i segreti. Questo ve lo posso dire. Non vi dirò che cosa capiterà, ma vi dirò quando inizieranno. Quindi chi sta dormendo adesso si svegli e prenda nota. Così sapete tra le bollette, gli affitti della casa, le rate della macchina, come regolate. Quando parliamo dei 10 segreti di Međugorje, parliamo di un tema che appartiene alle origini. Citavo la volta scorsa il messaggio del 14 aprile 1982, 10 mesi dall'inizio dell'apparizione, in cui la Madonna diceva: quando si realizzeranno i segreti che vi ho affidati, il potere di Satana verrà infratto. È evidente che questi segreti parlano di un tempo di prova, un tempo in cui il demonio scatena l'ultimo attacco e si troverà di fronte la Madonna con i suoi figli. Quando la Madonna chiama cari figli, e iniziano così tutti i messaggi di Međugorje, ad oggi sono circa 1150 messaggi pubblici, rivelati in oltre 36 anni, ogni messaggio comincia cari figli. Cari perché ci tiene, cari perché le costiamo molto. Lacrime e sangue, un sacrificio di una madre che non smette di penare per i suoi figli. L'abbiamo visto passando dalla Salette fino a Fatima. Questi cari figli sono il suo esercito che combatterà questa battaglia contro il demonio. I segreti sono stati rivelati in modi diversi ai veggenti. Le sapete tutte queste cose, ma le ricordo per me. Tre veggenti li conoscono già tutti e 10. Quando un veggente riceve il 10° segreto, terminano le apparizioni quotidiane e ha soltanto l'apparizione annuale. Uno potrebbe chiedersi perché? Non lo so. Io immagino che i segreti siano un peso così gravoso da portare che è stata necessaria una preparazione quotidiana. E una volta che sono consegnati, Miriana, anche Maria l'hanno detto, hanno la grazia di vivere come se neanche li conoscessero. Quindi fanno una vita normalissima, Se io devo raccontare le volte in cui ho incontrato, non so, Maria, sono più le volte che era a far da mangiare che non in ginocchio in una chiesa, perché ha 4 figli, perché fa una vita normale. Lui chiede: come fa? Che sai i segreti? È una grazia che viene data. Alcuni dei veggenti, 3 su 6, Maria, Visca e Ivan, hanno ricevuto 9 dei 10 segreti, quindi hanno ancora apparizioni quotidiane. I segreti sono identici per tutti i veggenti? No. Immaginate che c'è una lista di 10 avvenimenti. In alcuni casi i veggenti hanno detto: un segreto è personale per me. Anziché avere la lista di 10 avvenimenti, ad esempio Visca ha detto: il 4° segreto è un segreto personale che gli altri non sanno. È particolare il fatto che è stato dato il compito di rivelare i segreti a Miriana. Allora sappiamo che Miriana, che ha dovuto scegliere un sacerdote che rivelerà al mondo i segreti dopo 10 giorni di preghiera e digiuno, ma questo compito l'ha dato a Miriana perché forse è quella che ha i 10 segreti che riguardano gli avvenimenti che colpiranno il mondo e la Chiesa. 7 giorni di preghiera e digiuno, disvelamento anticipato. Ogni segreto verrà rivelato in anticipo. Questo è un elemento fondamentale. Quando io ho cominciato a interessarmi di Međugorje, l'ho fatto perché ho sentito questa cosa, ho detto: non mi torna, ero un ragazzino. Questi non stanno mentendo. Nessuno che organizzasse una truffa si impegnerebbe a dire: ti dico 3 giorni prima quello che capita. Perché? O sei così ingenuo che non sai truffare il prossimo, oppure è vero quello che stai dicendo. Sì, sono un po' ingenui, sai, hanno detto una cosa, sono talmente ingenui che stanno prendendo per il naso il mondo intero da 36 anni, allora siamo tutti più ingenui di loro. Non sto facendo appello alla fede, al buon senso, Quando io parlo di Međugorje sfido anzitutto gli atei a dire: interessatevi di questa cosa. Se è falso è la più grande truffa della storia della Chiesa, ma se è vero, cari miei, come piove sui giusti e sugli ingiusti, buoni e cattivi, quello che accadrà interesserà tutti. Ecco perché, almeno per ragionevolezza, uno dovrebbe dire: voglio sapere di che si tratta. Come vengono svelati 3 giorni prima? È interessante questa cosa. Perché 3 giorni prima? Ma intanto perché anche chi ha la testa più dura capisca che è vero. I veggenti hanno potuto rivelare questo, che i segreti, i primi 2, Miriana lo conferma a padre Petar,
sono degli ammonimenti, sono come degli avvisi, avranno un carattere locale, riguarderanno Međugorje, ma tutto il mondo saprà 3 giorni prima di chi si tratta. E allora uno potrà dire la prima volta, che fortuna, la seconda, una coincidenza interessante, ma dovrà cominciare a prendere sul serio quello che capita. E se uno dubita, dopo questi 2 ammonimenti, dopo aver detto effettivamente è accaduto a Međugorje e questo e quello, nella sua generosità la provvidenza ha previsto che il terzo segreto riguardi un segno che verrà dato sulla collina delle apparizioni. Un segno che i veggenti hanno visto, mi colpisce molto quando parlo con Jacopo, si illumina, perché rivede quello che ha visto, ma non ti può dire cos'è, neanche se volesse. C'è una grazia particolare per cui Jacopo so che una volta voleva, quando era bambino, no, dire un segreto, c'era la sorella di Mario, gli fa, dimmi un pezzettino, però non dice nessuno, ha aperto la bocca e non è uscita una parola. E la Madonna si vede un po' custodisce per i bambini e non ne parla mai fra di loro, un riservo, ma quello che hanno potuto dire perché la Madonna li ha autorizzati a dirlo. E in un messaggio la Madonna dice, vorrei potervi dire molto di più. E però capite bene che sta cercando di farci meritare, appellandosi alla nostra fede. Allora, il segno sulla collina delle apparizioni, che cosa hanno potuto dire? Che sarà bellissimo, permanente, rimarrà come prova che le apparizioni sono vere. Chi ha dei dubbi vedendo quel segno se le farà passare, perché si vedrà che è di chiara origine divina, si vedrà che l'uomo non può fare una cosa del genere, tangibile, indistruttibile. Questa cosa del permanente indistruttibile mi ha sempre un po' inquietato, ve lo devo dire. Perché dire che è indistruttibile se non perché cercheranno di distruggerlo? Certo. Non hanno cercato di uccidere Lazzaro, che era la prova che Gesù poteva risuscitare i morti. Non hanno cercato di rubare il corpo di Gesù, ma tanto il sepolcro era già vuoto. Non cercano di eliminare la Chiesa, così nessuno più ci pensa. Non cercheranno di distruggere questo segno, sì. Le bombe atomiche non cercheranno di buttarle su New York, quanto piuttosto sulla collina delle apparizioni. Ma non lo fanno. Abbiamo avuto già qualche avvisaglia che Međugorje è un'osi protetta? Sì, durante la guerra. Sapete quante sono state le vittime durante la guerra a Međugorje? Una mucca, per una bomba che esplosa. Non ci sono stati morti a Međugorje, non ci sono stati bombardamenti che abbiano causato vittime su Međugorje, e ovviamente era un obiettivo già sensibile all'epoca. Immaginatevi adesso, e chi non crede nei miracoli può dire, sono stato al festival dei giovani, sei stato? Quanti ragazzi c'erano? Da 50-70 mila. Avete visto quanti metal detector c'erano? Quante migliaia di poliziotti? Zero. Nessun attentato. Ma com'è possibile? Ma è ovvio che uno va a farsi esplodere al festival dei giovani, no? Fai 5.000 morti in un attimo, non capita niente. Dio protegge le sue osi. Dio impedirà al maligno di distruggere questo segno perché tutti lo possano vedere. Allora Dio è fatta. Quando ci sarà il segno crederemo tutti, no. In un messaggio la Madonna ha detto, molti verranno, si inginocchieranno ma non crederanno. Anche questa è una cosa che un po' mi ha inquietato. Ma allora forse qualcuno crede di credere ma non crede veramente? Scusate il bisticcio di parole. Magari credi di voler bene a qualcuno ma non gli vuoi bene. E come faccio a saperlo? Chiediti che dove arriveresti. Daresti la tua vita? No, senti, ti do 5 minuti, se ti serve proprio un momento, ti do un passaggio. No, daresti la tua vita? Qual è il criterio? La misura dell'amore è senza misura. È il sacrificio, sacrum facere, fare sacro qualche cosa. Con Dio si gioca la stessa partita, senza misura. Allora uno si deve chiedere, ma io sarei disposto? Ma se ci fosse questo segno, ma veramente mi viene il dubbio che potrei non crederci? Vabbè, aspettiamo e vediamo. No, la regia della pace ha detto non aspettate il segno a convertirvi, potrebbe essere troppo tardi. Ha usato un messaggio, una parola che potrebbe anche un po' darci fastidio, dopo sarà troppo tardi. Questa cosa un po' spaventa, ma cosa voleva dire? Se neanche di fronte al segno crederai, vuol dire che il cuore è indurito. Uno può dire, ma figurati se non credi, sotto la croce di Gesù c'erano i capi della sinagoga che bestemmiavano il figlio di Dio e il centurione pagano che diceva questo era il figlio di Dio. È paradossale.
Lo stesso avvenimento con gli occhi di Dio lo riconosci, con gli occhi del maligno lo rifiuti. Badate bene, allora cosa capiterà dopo il terzo segreto? Non ci saranno più zone d'ombra. Oggi c'è ancora molto grigio, eh? Non so dire quello lì, se è di qua, se è di là, se è pro, se è contro. Dopo il segno no. O accoglierai o rifiuterai. 60 anni fa Romano Guardini, grande teologo di origine italiana, non tedesco, ha avuto questa immagine molto bella. Diceva: io vedo la lotta tra il bene e il male che ormai sta arrivando alle sue ultime così propaggini. Siamo a metà del secolo scorso, immaginatevi oggi cosa direbbe. Vedi due eserciti che sono sulle sommità della valle, l'esercito della luce di Dio e del bene, l'esercito delle tenebre, quello che è guidato dal maligno, del male, pronti a darsi battaglia. Voi immaginate in questi 50 anni che questi eserciti hanno cominciato la loro discesa e stanno arrivando al punto d'incontro. Quando sarà l'incontro? Quando iniziano i segreti. I sette segreti restanti, dal quarto al decimo, vengono spesso indicati come dei castighi. Intendiamo bene questa parola. Non è un castigo arbitrario di Dio. Non è Dio che onnipotente decide di lanciare meteoriti, asteroidi di qua e di là. Non funziona così. Usiamo Fatima per comprendere Međugorje. Nella seconda parte del segreto di Fatima la Madonna disse: se non si convertiranno, Dio castigherà il mondo. Arriverà una guerra peggiore della prima. Beh, ma la guerra chi la fa? La fanno gli uomini. Quando Dio parla del castigo, è anzitutto il dire all'uomo: semina il male che vuoi seminare, ma ne raccoglierai le conseguenze. Non capita mai quando avete i bambini piccoli che dicono: ma io voglio, fai, poi vedi cosa capita. E si bruciano toccando la caffettiera che è bollente, si mettono la mano in mezzo alla porta, e mica te l'ho messa io. Hai voluto, hai visto cosa è capitato. E io salto nella pozzanghera, poi vedi come stai bene con i pantaloni bagnati, schlaf dentro, e ho freddo, te l'avevo detto. Ecco, Dio fa la stessa cosa, ma l'esperienza del peccato l'abbiamo fatta tutti, eh? A chi ha fatto male il peccato? A noi per primi, e anche agli altri, ma a noi per primi. Questi sette segreti richiedono di non essere passivi, richiedono a noi di poter vivere una responsabilità grande, perché la Madonna in diversi messaggi ci ha detto l'atteggiamento con cui vivere questo tempo. Chi prega non ha paura del futuro. Coloro che dicono questo capiterà in questo momento, quell'altro in quell'altro momento, sono profeti di sventura. Perché vi fate tante domande? Leggete il Vangelo e avete ogni risposta. Allora dice: quindi devo leggere il Vangelo per capire i messaggi. Sì, nel Vangelo si dice l'atteggiamento da assumere: preghiera e digiuno. Se la Madonna da oltre 30 anni ci dice pregate e digiunate, è perché questa è la strada per una conversione sincera che ci permette di vivere il tempo dei segreti in modo responsabile. Il settimo segreto, particolarmente grave, è stato detto da Maria e anche da Visca, che le preghiere e i digiuni di quelli che in questi anni hanno cercato di vivere i messaggi della regia della pace lo hanno mitigato. Qualcuno ha chiesto a Miriana: ma i segreti si realizzeranno? Fa sì, necessariamente. In quelle date lì che tu conosci dal 25 dicembre 1982, quando la Madonna te le ha rivelate, in quelle date lì non vengono spostati in avanti o indietro. Ma cosa possiamo fare noi? Mitigarne le conseguenze. Io credo che la prima guerra mondiale sia un orrore terribile, 11 milioni di morti. Ma chissà quali conseguenze avrebbe avuto se tre pastorelli a Fatima non avessero cominciato a pregare il rosario tutti i giorni per la pace. Chissà quali conseguenze ci sarebbero per il mondo se noi non pregassimo come la Madonna ci chiede. È fondamentale diventare consapevoli del momento in cui stiamo vivendo. Qualcuno dice: ma un messaggio del genere... Io non vi cito tutti i messaggi, li trovate sulla traccia, vado un po' a braccio, ma un messaggio del genere mi dice che devo proprio convertirmi. Ma allora magari questo discorso dei segreti è un discorso simbolico, è come dire: cerca di convertirti il prima che puoi, però magari non c'è realmente della sostanza c'è, certo che c'è. E Miriana ha scelto un sacerdote che potesse rivelare questi segreti, e Padre Peta,
lunga vita a padre Peter, ma ai suoi anni. Quando Visca ha fatto l'intervista con padre Livio in Radio Maria, Livio qualche anno fa era un po' curioso, adesso un po' di meno, perché poi tutti invecchiando diventano più saggi, e quindi dice, questi segreti non i segreti, e Visca fa, io non posso dirti niente, però ti dico che non sei troppo vecchio per vederli. Padre Livio, classe 1940, fate i conti. Un caro amico a Međugorje mi diceva, ma sai che nel 2001 avevo chiesto a Visca, dimmi qualcosa sui segreti, quando capiteranno, non puoi dirmi l'anno, ma se fossimo in una partita di calcio, a che punto siamo? Nel 2001, a 20 anni dall'inizio delle apparizioni, Visca disse, è già cominciato il secondo tempo. Voleva dire che non mancavano altri 20 anni. E nell'ultima visita che hanno ricevuto degli amici che sono andati da Visca a Zagabria, Visca ha detto proprio loro, quello che state facendo terminatelo presto, perché sta per finire il tempo della grazia. Allora è inutile che facciamo finta che siano cose che riguarderanno un'altra generazione. Sono avvenimenti imminenti. Il centenario di Fatima conclude questo secolo di prova, di cui la Madonna parlava nel messaggio del 14 aprile 1982. Allora uno potrebbe dire, ma quindi mi stai dicendo che forse tra qualche anno, che forse tra qualche mese, come faccio a fare i conti con questa prospettiva? Mi stai dicendo che forse tra qualche anno, forse tra qualche mese, scusami, ma la Madonna non ti ha detto di leggere nel Vangelo? E nel Vangelo cosa leggi? Chi di voi, per quanto si possa dar da fare, può aggiungere una sola ora alla sua vita? Cosa dice il Vangelo? Di preoccuparti di quello che capita tra qualche anno, tra qualche mese o di quello che capita oggi? Diego, quando cominciano i segreti? Ma io ve lo dico, cominciano oggi. I segreti cominciano oggi per chi comprende il significato di questo dono del cielo. I segreti cominciano oggi per te che ne diventi consapevole. I segreti cominciano oggi come quando dico ai miei studenti, a giugno ci sono gli esami di maturità, quando cominciano gli esami? Il giorno del primo scritto, no? Quando dici è meglio che quest'anno mi do da fare e mi metto a studiare, a settembre cominciano gli esami, anche se poi li fai a giugno. I segreti cominciano oggi, sì, oggi mi decido a prendere sul serio questo invito della Madonna. Diego, ci hai fregati, noi volevamo una data da mettere sul calendario, no, non vi do quella data lì. Io vi dico che la serietà con cui Dio ci tratta è quella di dirci tutte le cose subito. Oggi. Noi facciamo tanti di quei programmi, ma la vera stoltezza è di chi non considera la vita. Vi ricordate quell'uomo che aveva fatto dei buoni affari e a un certo punto dice, come faccio a mettere via tutte le robe che ho accumulato? Distruggo i granai, li faccio di più grandi, poi data una percentuale alla Caritas, un po' alla Croce Rossa, un po' anche a Radio Maria, mi godo la bella vita e dico, Ole, adesso divertiti. E arriva l'angelo del Signore che dice, ma tu sei uno stolto, perché stanotte ti verrà chiesta la vita. Come leggiamo noi questo brano evangelico solitamente? Ma vedi che brutta roba arricchirsi. No, è una cosa molto bella, perché quando tu hai della possibilità materiale economica, puoi provvedere alla tua famiglia, puoi provvedere al prossimo, fai tanta carità e tanto bene. Il peccato non è arricchirsi e pensare che la vita sia in mano tua. Ah, poi farò, poi dirò, poi andrò. Sì, fai pure i tuoi progetti, ma tutto affidando a Dio. A me piace molto l'espressione, no, che sono soprattutto in meridione, a Dio piacendo. Se piace a Dio lo faremo, no? Diego, andiamo ancora a Međugorje l'anno prossimo, a Dio piacendo, sì. Io non lo so, spero di arrivare a questa sera. Come sei pessimista, molto ottimista in realtà, se pensassimo di poter incontrare il Signore, Allora, vivere i segreti sapendo quando iniziano significa iniziano oggi. E come faccio? No, ieri Don Paolo ci diceva, attenzione, perché quello che conta, dimmi se non ho capito male, è il metodo della preghiera. Se non dici certe preghiere con una certa postura del corpo, orientato verso il sole, in un certo orario non funziona, no? Dicevi esattamente così. Quello che conta è la pratica magica della preghiera. Dillo 7 volte. Gira su te stesso e poi la preghiera funzionerà. No? No. Allora, quali preghiere devo dire per prepararmi? C'è una preghiera che la Madonna raccomanda e c'è una preghiera che la Chiesa insegna. La Madonna raccomanda la preghiera del Rosario tutti i giorni.
però ha anche detto andate a messa ogni giorno. È ovvio che ha raccomandato il rosario perché è una mamma. Ma io sono sempre dietro i bambini, i figli mica posso andare. Non riesce a andare a messa, il rosario lo puoi dire sempre. La messa mica il parroco te la fa quando sei comoda tu, ma il rosario lo puoi sempre dire. Però ha anche detto andate a messa. La Chiesa ci insegna che la messa è la fonte, il culmine della vita cristiana. Nella messa, e quanti rosari va una messa? Io faccio questo esempio, A volte viene qualche mamma un po' disperata per i figli, no? Perché fa veramente tribolare, perché proprio hanno chiuso le porte, sono su altri pianeti, non sanno più neanche che lingua parlare. E dico, ma tu vuoi che io ti dia una strada? Io te la do. E faccio sempre questa domanda. Che cosa saresti disposto a fare per tuo figlio? L'esempio lo usate per vostro marito, vostra moglie, chi volete. Vicino a Casale c'è un santuario mariano, 20 km di strada. Saresti disposto ad andare a piedi in pellegrinaggio per tuo figlio? Ah sì? Saresti disposta per un anno intero, ogni domenica, andare a piedi fino a Crea per tuo figlio? Certo. Mamma, saresti disposta per i prossimi 30 anni, tutte le domeniche, a farti 20 km a piedi per tuo figlio? Qualche mamma qui barcolla, eh? Ma quelle che hanno i figli proprio... Sì, sì, ok, ti do una buona notizia, non serve. Come no? No. È sufficiente che tu partecipi a una santa messa. È un sacrificio infinito. Quale preghiera devo dire, Diego? Cosa posso fare? Partecipa a una santa messa. Quando andavano da San Leopoldo Mandic, santo già in vita, piccolo ma grandissimo confessore, dicevano, padre Leopoldo prega tu per me, cioè tu e basta, pregate voi, ma no, 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 la preghiera di tutti è un valore infinito, sta cosa la ripeto, mi scuso per chi la sa, perché voglio ricordarmela io, la preghiera di ognuno ha un valore infinito quando ci si ricorda che cosa vale la pena di offrire, l'unica cosa che possiamo offrire a Dio. Ma non è la nostra vita, eh? Io ti darò la mia vita, ma il Signore dice, guarda, non so cosa farmene di così poco. Cos'hai di più importante? Noi abbiamo soltanto i nostri peccati e suo figlio. Quando c'è il sacrificio della messa, ovviamente in persona Cristi, il sacerdote, celebra questo sacrificio, ma noi con lui ti offriamo, notate quando Don Paolo parla al plurale, mica perché si ritiene, parla al plurale perché sta sacrificando con noi, sta rioffrendo il figlio con noi. E in quel momento, quando stende le mani sui doni che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, padre Leopoldo diceva, in quell'istante devi metterti di fronte a questi doni che stanno per diventare l'offerta del figlio data al padre e nella tua mente, ma devi dirlo col cuore, pronuncia questa piccola preghiera. Padre, concedimi la grazia che ti domando, perché quello che ti chiedo è nulla rispetto a ciò che ti offro. Gli state offrendo vostro figlio, suo figlio, è l'offerta più grande. Offrite Gesù, potete chiedere qualunque cosa. E diceva, se fate questa preghiera con fede, voi vedrete i miracoli. Vedrete i miracoli. Certo che partecipare così alla messa, uno non c'ha più l'orologio sempre in mano, uno aspetta con ansia questo momento e dice, allora gli posso presentare, gli faccio l'elenco, ma che elenco, sa già tutto. Concedimi la grazia, e se ne ho più di una, è perché sai, il Signore fa ragioniere, mettile tutte dentro. Universalizza la tua preghiera. Come posso vivere oggi il tempo dei segreti? Impara a pregare per tutti. Ma io c'ho mio cugino malato, per mio cugino malato e per tutti quelli che sono malati come lui. Io c'ho mia figlia che non sta bene, per lei e per tutti quelli che non stanno bene come lui, per tutti quelli che, perché il Signore fa così con noi. Ci chiede di prepararci al tempo dei segreti in questo mondo. Ecco, allora le due cose che vorrei che tenessimo di quello che abbiamo condiviso in questi giorni sono proprio queste. Primo, mi preparo al tempo dei segreti, non tanto imparando a memoria dei messaggi, ma vivendo il messaggio della regina della pace che mi dice oggi per te inizia questo tempo, oggi. Ma Diego, ma sapessi quante situazioni da sistemare? Io non più di te, ma puoi decidere oggi di cambiare. L'unica cosa che possiamo fare in un istante è deciderci di stare dalla parte del Signore. Lo decido oggi, poi magari mi confesso tra un'ora, poi magari chiudo quel rapporto fra due giorni e saldo quel debito fra una settimana, abbandono quel... ma intanto lo decido adesso. Oggi comincia il tempo dei segreti per noi.
Lo viviamo nella preghiera e nel digiuno, soprattutto nella preghiera del Santo Rosario, nella preghiera della Messa. Vorrei chiedervi di rendere concreto il fatto che nessuno si salva da solo e che abbiamo bisogno di ricordarci queste cose. L'unico motivo per cui giro volentieri in Italia a dire queste cose è che io sono il primo che le dimentica e sono il primo che ci guadagna a sentirle e a ripetere. Ma dobbiamo aiutarci. La proposta che vi faccio è quella di fare dei momenti di gruppo. Prendetevi 2 minuti di pausa, prendete fiato, cambiamo l'aria, prendiamo un caffè, così poi possiamo fare la comunione nella messa. Alle 11:30 comincia la messa. Ma fino ad allora io vi chiedo in modo molto spontaneo, usando la traccia che vi ho preparato, ci sono delle domande. Se mi chiedessero se mi sto preparando al tempo dei segreti, cosa risponderei? Se mi chiedessero quando mi sono sentito chiamato alla conversione da Gesù e Maria, che cosa potrei dire? Che cosa ho visto nella mia vita per credere veramente nella potenza della preghiera? Funziona la preghiera? L'avete già visto? Ditevelo. Che cosa vorrei che cambiasse o cosa è cambiato nella mia vita da quando digiuno? Ma io non riesco tanto. Ma quello che hai fatto tu? Ti ha mai dato un aiuto? Io vi chiedo spontaneamente di fare piccoli gruppi, 6-8 persone. Potete anche stare qua, ovviamente tenendo un volume della voce compatibile col fatto che Gesù vi ascolta molto bene e quindi non vuole essere disturbato. Vi trovate nelle sale anche della volta scorsa. Io lo so che la tentazione è dire adesso io mi metto un po' del mio intimo e sto con me stesso. Io vi chiedo siate eroici, condividete le cose belle che Dio ha fatto nella vostra vita con gli altri. E vi chiedo in ogni gruppo di avere un moderatore. E poiché credo che il Signore doni la sapienza, soprattutto i più piccoli, senza dichiarare i dati anagrafici, il più giovane farà da moderatore del gruppo. E quindi magari aiuta quello che sta parlando da 28 minuti a fermarsi un momento, lasciare parlare gli altri, o chiedi che si nasconda e dire scusa, la tua esperienza qual è stata? Ok? Senza fare io i gruppi, perché non siamo a scuola. 6, 7, 8 persone, non 2, non 20, così c'è la possibilità. Fatemi un momento di pausa, tipo un quarto alle 11 potete formare i gruppi, direi 11:20 cominciate a venire qui, in modo tale che 11:30 cominciamo la messa. Ok? Cari amici, penso che oggi veramente abbiamo avuto un dono immenso. Ascoltate e condividete queste parole veramente del cielo. Buona e santa domenica a tutti. Ciao.